3, 2, 1, via! Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Comune è iniziato il periodo natalizio, con iniziative luminarie non solo in centro storico, ma anche nelle periferie. L'idea ovviamente è quella di valorizzare il centro storico, mettere le luminarie come abbiamo fatto ogni anno, con un investimento importante dell'amministrazione comunale per rendere il centro storico sempre più bello, con le luminarie e gli alberi di Natale, sono ben 5 quelli che verranno posizionati nelle nostre piazze. Oggi parte questo percorso, ci saranno le luci fino al 6 gennaio. Tra le novità di quest'anno, il ritorno della filodiffusione in 16 vie e piazze all'interno delle vecchie mura. Torna alla filodiffusione e noi siamo grati al Comune di Prato per aver dato l'opportunità a tutta la città di ascoltare questo enorme patrimonio musicale che c'è al Palazzo della Musica, vale a dire la musica della Camerata Strumentale Città di Prato che, essendo registrata, diventa patrimonio di Rete Toscana Classica. Le due istituzioni, d'accordo con il Comune, hanno fatto una playlist selezionando brani musicali degli ultimi concerti, quindi dai concerti del 2016 fino ai recentissimi del 2019, naturalmente scegliendo le musiche adeguate al clima natalizio. L'investimento del Comune tra luminarie e contributi all'associazione Filodiffusione è di 200.000 euro, in parte assegnati tramite il bando alle associazioni che volevano realizzare eventi nel centro storico e nelle frazioni. Abbiamo finanziato una serie di iniziative delle nostre frazioni che permettono con questi contributi di ovviamente mettere luminarie e quindi illuminare anche le frazioni, non soltanto il centro storico della città, ma anche di promuovere iniziative promosse dal basso.